Benvenuti, benvenuti al webinar cambiamento della piattaforma su APE a seguito del rilascio della fase 3 per gli operatori. Questa è la replica del primo evento che ha aperto questo ciclo che si è tenuto il 15 settembre scorso. Sono Paola Pirani di Forbes PA, do il benvenuto a tutti voi e il benvenuto anche ai relatori di oggi e al dottor Pellegrino, che è direttore del Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali della Regione Sardegna, che aprirà questo webinar. Do il benvenuto a Elena Marcias, Giuseppe Loni, Salvatore Licheri di Consul Media, la RT che ha realizzato il software, e a Massimo Puggioni, che è esperto di semplificazione Formez PA. Questo evento fa parte di un evento di divulgazione e approfondimento in materia di semplificazione che è stato organizzato con il Centro di Competenza Regionale in collaborazione con il coordinamento su APE e fa parte del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, un progetto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha affidato a Formez PA. In questa replica dell'evento parleremo della piattaforma su APE, delle funzionalità della piattaforma, proprio perché sono state apportate per supportare le esigenze di operatori, professionisti e cittadini. Andiamo a vedere gli appuntamenti che hanno caratterizzato questo ciclo. Vi ricordo che questo appunto è la replica del primo webinar del 15 settembre. Abbiamo avuto anche lo stesso webinar però dedicato ai tecnici, che si è svolto il 17 settembre, e la replica di questo evento ci sarà il 2 ottobre. Le iscrizioni sono ancora aperte per i tecnici. Andiamo a vedere velocemente quali sono state le attività realizzate nel progetto supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione fino a giugno 2020. Abbiamo svolto attività di formazione in presenza e a distanza, abbiamo attivato 107 centri costituiti per centri di competenza regionali per la semplificazione, abbiamo svolto attività di affiancamento e consulenza con help desk dedicati e ben 14 indagini di monitoraggio e verifica sull'attuazione delle misure di semplificazione. Ricordo ancora che è attiva tuttora la nostra rete di esperti, la comunità di pratica rete.italiasemplice.gov.it, una rete di esperti, una comunità di pratica per la messa in rete delle competenze nell'attuazione degli interventi di semplificazione. Questi sono tutti i nostri centri attivati e queste sono le tematiche che hanno caratterizzato i nostri webinar e seminari, ma tutte queste informazioni le potete tranquillamente trovare nella pagina Eventi PA al nodo 17455, potete cliccare sull'evento seminario webinar di vostra interesse e da lì potete scaricare le registrazioni e le slide utilizzate dai docenti. Veniamo da un periodo molto duro che ancora non ci ha liberato totalmente dell'emergenza Covid e dunque abbiamo pensato a a supportare maggiormente il processo di semplificazione per le amministrazioni in modo tale che possano avere, con la creazione di task force, team di esperti, centri di competenza, possono ancora migliorare i loro servizi. E tutto questo abbiamo cercato di realizzare dei webinar sulle tematiche per quanto riguardava l'utilizzo della conferenza di servizi semplificate, l'applicazione del silenzio assenso, la riduzione dei controlli ex ante e l'aumento dei controlli ex post. Tutto questo per cercare di supportare il riavvio delle amministrazioni dopo questo momento così critico. Consiglio a tutti di leggere il nostro approfondimento dall'amministrazione dell'emergenza all'amministrazione della ricostruzione, responsabilità, controlli e tempestività, che trovate nella pagina di eventi. Andiamo velocemente all'incontro di oggi, che vede l'introduzione di Antonello Pellegrino e poi l'intervento dei nostri relatori Elena Marcias, Giuseppe Loni, Salvatore Licheri e Massimo Puggioni, per poi dare spazio alle domande che voi porrete nella chat sulla funzionalità della nuova piattaforma su APE. Ricordo ancora a tutti lo strumento importante che è la chat, nel quale potete trovare supporto e nel quale potete scrivere tutte le vostre domande.
domande. Le domande alle quali i relatori non faranno in tempo a rispondere le troverete per iscritto nella pagina di eventi nella quale vi siete iscritti, ovvero nodo 266592, dove troverete anche le slide e la registrazione da questo pomeriggio. Ultima comunicazione di servizio, l'attestazione avverrà solamente per coloro che risultano effettivamente iscritti all'evento e che abbiano partecipato per almeno il 20% del tempo. A questo punto non mi resta che augurare a tutti voi buon lavoro e lasciare la parola al dottor Pellegrini. Buongiorno a tutti per questo terzo appuntamento, come veniva ricordato, organizzato dall'Assessorato dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna. Ci incontriamo nuovamente per fare il punto sulla situazione del SWAP, della piattaforma, che vive ormai una fase di maturità della stessa e che diciamo si prepara a un anno che inizia più o meno da questo periodo, diciamo, di consolidamento e di manutenzione legata naturalmente ad aspetti di tipo normativo per inseguirne le variazioni e naturalmente per adeguamenti di natura tecnologica che dovessero verificarsi. Comunque a nostro giudizio e sulla base di quelli che sono i riscontri oggettivi della piattaforma, appunto, la stessa è in una situazione matura. I numeri sono importanti, la funzionalità è consolidata. Allo stesso tempo però era importante incontrare sia voi, gli operatori degli sportelli, sia i professionisti per fare un po' il punto e anticipare quelle che saranno le modifiche con le quali avremo a che fare nelle prossime settimane. Si tratta, a nostro parere, di variazioni funzionali della piattaforma, della presentazione delle istanze, che in gran parte derivano anche da suggerimenti, segnalazioni che ci sono pervenute. A questo riguardo le segnalazioni sono sempre estremamente benvenute e chiediamo giusto l'accortezza e la cortesia di formularle in maniera puntuale e precisa, come nella stragrande maggioranza dei casi peraltro avviene, in modo da consentirci di individuare e distinguere eventuali malfunzionamenti da eventuali necessità di perfezionamento, sempre che naturalmente lo sviluppo della piattaforma e la finanziabilità degli interventi stessi lo consenta, da quelle che sono, diciamo, disfunzioni legate a contesti locali, naturalmente, nei quali non possiamo entrare, perché, come sapete bene, l'organizzazione degli sportelli, degli uffici territoriali, a parte alcune linee di indicazione generale e di rispetto normativo, però la microorganizzazione del lavoro non compete, fortunatamente non è così per tanti motivi, non compete alla regione, chiaramente. Quindi nel pieno rispetto di quelle che sono le necessità e le possibilità di organizzazione locali, naturalmente però noi interveniamo qualora ci siano necessità di revisione della piattaforma. Su questo sono, come dire, assolutamente, ripeto, benvenuti i suggerimenti. Le modifiche di cui vi verrà dato conto oggi sono non stravolgenti, allo stesso tempo, a nostro parere, significative per migliorare la funzionalità. Quindi l'invito è quello a voler proseguire la collaborazione proattiva già esistente e fondamentale con tutto il gruppo regionale di supporto SWAP nelle sue varie articolazioni. Detto questo, vi auguro buon lavoro e una proficua partecipazione al seminario. Ripasso la parola alla regia e buona giornata a tutti. Allora, buongiorno a tutti, sono Giuseppe Lonis. Mi occupo per la RTI della configurazione della piattaforma SWAP. Vediamo oggi quali sono state le modifiche apportate al sistema sulla parte dello sportello SWAP ed enti terzi. Allora, andiamo a condividere lo schermo.
Abbiamo la schermata del login alla piattaforma e possiamo connetterci col ruolo di operatore struttura swap nello Giuseppe, puoi alzare un pochino la voce, per favore? sistema, diciamo, di collaudo. Perfetto, grazie. Ora va meglio? Mi sentite meglio? Allora, come potete vedere, mi sono connesso alla piattaforma col ruolo di operatore di sportello swap. A un primo impatto, si può notare subito la modifica all'interfaccia che è stata apportata in questa versione della piattaforma. È stata rivista completamente la UI, ridisegnando la scrivania degli operatori, è possibile ora filtrare le pratiche in modo veloce attraverso una serie di tab. Non c'è più l'impostazione del filtro manuale, ma cliccando direttamente nel tab pratiche assegnate a me, ad esempio, mi mostra già le pratiche filtrate per quella tipologia. Ho pratiche ancora da segnare, il primo tab le vedo tutte. Un'indicazione generale sulle pratiche appunto trovate in base a questo filtraggio. È possibile apportare ulteriori filtri attraverso il motore di ricerca a espansione. Cliccando in questo punto dell'interfaccia, vedete, è possibile espandere o contrarre tutti i filtri presenti nella scrivania delle pratiche. Quindi, ad esempio, impostando un filtro come da lavorare, ad esempio, filtra, il sistema vi mostra qual è il filtro applicato e sempre il numero di oggetti trovati. Aggiungiamo un ulteriore filtro, che ne so, iter, conferenza di servizi, vedete, e aggiungo un filtro. Quindi va sempre in aggiunta e lavorano in end. Vedete, ora le pratiche trovate sono 60. Se aggiungo un ulteriore filtro, ad esempio nell'oggetto, la parola prova, andiamo ad applicarlo. Quindi ho applicato tre filtri in questo caso, ho raffinato la mia ricerca. L'interfaccia adesso permette agevolmente di rimuovere uno o più filtri singolarmente. Prima invece dovevo andare dentro il filtro, cancellarlo, oppure era presente solo il pulsante cancella filtri, ma li cancellava tutti. Quindi vedete, cliccando nella X è possibile rimuoverne solo uno e via dicendo. Il pulsante ovviamente cancella filtri, li rimuove tutti. È stato aggiunto un nuovo filtro come lavorate da lavorare. È possibile filtrare anche per stato, quindi inoltrato, assegnato, verifica formale, eccetera, quindi sullo strato della pratica. E andando poi nel dettaglio della pratica, andiamo a vedere quali sono le modifiche apportate alla sezione dettaglio. Ok, siamo all'interno del dettaglio della pratica selezionata in precedenza. Anche qua potete vedere il redesign grafico che è stato apportato, dove sono state modificate alcune sezioni, spostando poi le azioni e omogeneizzando tutte i vari elementi, diciamo. Infatti, mentre prima nella piattaforma in produzione alcune azioni si trovavano nella sezione pratica dati generali, vedete questa oramai è diventata una sezione a sola lettura, quindi dove i campi sono tutti disattivati e indicano lo stato della pratica, ma non può essere apportata nessuna modifica. Cosa invece che potete fare nella sezione gestione, quindi non si chiama più avanzamento, ma in gestione trovate tutte le azioni che è possibile apportare alla pratica. Quindi
ad esempio la riattivazione dell'iter, l'assegnazione, l'inserimento del protocollo, il tipo di procedimento, l'aggiunta di altri comuni eventuali alla pratica e poi la lista di tutti gli eventi inerenti a questa pratica. Quindi è possibile anche filtrarli. Risalire, diciamo, a tutta la storia che questa pratica ha. Quindi abbiamo detto che il protocollo è stato spostato in questa sezione, idem l'assegnazione. Quindi se io voglio cambiare operatore e assegnarmela a me, lo potrò fare sempre dalla sezione gestione. Quindi l'assegno, la salvo. E vado a confermare la mia assegnazione. Quindi vedete adesso la gestione ITER mi mostra le possibili azioni che posso fare in avanzamento. Le altre azioni inerenti alla pratica le trovate qua da lavorare. Quindi vedete adesso ho impostato come lavorata e nella sezione pratica la trovate col check lavorata. Idem, verificata, eccetera. Quindi andiamo qua, ad esempio, da verificare, va in verificata e troviamo la spunta verificata. Ok. È possibile anche bloccare le integrazioni o riattivarle, ma questo era già presente nel rilascio precedente. Una cosa importante che è stata modificata è la sezione comunicazioni, dove ora è possibile salvarle in bozza. Quindi, mentre prima bisognava creare una nuova comunicazione e inviarla, altrimenti perdevo le informazioni inserite, adesso ho queste due viste che mi permettono di gestire le due tipologie di comunicazioni. Quindi io posso crearne una nuova, scegliere una classe di comunicazione. Ad esempio, mettiamo questa, impostare il messaggio di prova e salvare. Quindi me la ritrovo adesso nella vista bozza e posso poi ulteriormente modificarla e inviarla successivamente. Vedete, in bozza e inviate. Tra quelle inviate è stata aggiunta la colonna esito, che informa l'operatore sull'avvenuto e corretto invio di quella comunicazione. Andiamo a vedere ulteriori modifiche che sono state apportate alla comunicazione, quindi posso aggiungere un nuovo allegato. Ad esempio, proviamo a mettere questo, tanto è un file di prova. È possibile rimuoverlo, scaricarlo oppure inviare la comunicazione. Aggiungerne anche altri, quindi posso fare nuovo allegato, svuota allegati, invia. Ok, la comunicazione è stata inviata, quindi su bozza non troverò più nessuna comunicazione in fase di bozza, vedete, ma la troverò qua diciamo nella sezione inviate. Un'ulteriore aggiunta di funzionalità è quella aggiungi data allo scadenzario. Quindi è possibile inserire appunto questa comunicazione nel calendario delle scadenze. Facciamo una prova, vediamo. Scegliamo una data dove non ho nulla. Ad esempio il 27 settembre, quindi torniamo alla una pratica, vedi i dettagli e andiamo a inserire la scadenza collegata a quella comunicazione. Quindi
Quindi nuova comunicazione, scegliamo convocazione riunione tecnica, aggiungiamo lo scadenzario, scegliamo domenica 27 settembre. Messaggio, riunione tecnica. Pratica di test. Andiamo a inviare. Ok, è stata inviata. Ora passiamo allo scadenzario. Vedete, mi segna nello scadenzario la scadenza relativa alla comunicazione che ho appena inviato. Ok, quindi posso andare in modifica, ad esempio, e vedere, poi tornare al dettaglio di quella Scusa se pratica. intervengo Giuseppe, già solo per dire che questo può essere utile ad esempio quando si chiedono integrazioni, quando in generale si chiede un'azione con una determinata scadenza e attraverso questa funzione è possibile automaticamente riportare la scadenza nel proprio calendario, nello scadenzario. Esatto. Allora, vediamo adesso invece, sempre in tema di comunicazioni, però quali sono le modifiche che sono state apportate lato cittadino, ma che interessano comunque il swap perché riceveranno poi comunicazioni, diciamo, in formato differente rispetto all'attuale. Quindi andiamo in cambia ruolo e vi faccio vedere cosa mette a disposizione. D'ora in poi la piattaforma per il cittadino inerenti alle comunicazioni. Andiamo in bot, scusate, andiamo in pratiche inoltrate, andiamo in vedi dettagli e vi faccio vedere in nuova comunicazione, ad esempio per l'inizio lavori edilizi, ora il cittadino può non deve o non può, perché comunque la piattaforma rimane compatibile con la vecchia funzionalità, ossia permette sempre di inserire in una comunicazione un PDF allegato. Però ora il cittadino ha la possibilità di compilare, come avviene per la pratica, normalmente i moduli online. Quindi sono stati resi disponibili la comunicazione di inizio lavori, di fine lavori, della variazione. Della variazione del responsabile tecnico, direttore lavori e impresa, oppure la sospensione e ripresa dei lavori edilizi. Vedete, scegliendo la tipologia di classe di comunicazione cambia il modulo che il sistema propone. E ovviamente, diciamo, i swap sono interessati a questi perché lo sportello riceverà questa comunicazione, quindi deve sapere appunto che il sistema mette a disposizione questa nuova modulistica, così come per l'attivazione dell'impianto radioelettrico, quindi l'F38 è oramai compilabile online e quindi una volta compilato il sistema permette di generare e firmare il modulo direttamente online, senza la necessità di compilarlo esternamente alla piattaforma. E quindi utilizzare la vecchia modulistica. Vedete? Ora posso generare il PDF e poi non resta altro che firmarlo online o offline e inviare la comunicazione. Quindi il swap riceverà, diciamo, questa nuova tipologia di modulistica piuttosto che la vecchia. Non completo l'azione di firma perché essendo collegato al webinar il sistema non me lo permette, va in conflitto la Java. Comunque posso comunque salvarla in bozza e poi comunicarla. Questo era appunto per farvi vedere quelle che sono state le modifiche importanti alla parte di comunicazione, infatti. Torniamo al ruolo di sportello.
Per dirvi che sempre relativamente alle comunicazioni è stata estesa la funzionalità di notifica. Quindi ora, praticamente, quando il SWAP o un ente terzo ricevono comunicazioni in ingresso, vengono invia il sistema invia delle mail di notifica agli operatori assegnatari della pratica. Questo avviene se è presente una configurazione nell'utenza dell'operatore. Vi faccio vedere adesso la configurazione che dovrà impostare l'amministratore di sportello o di ente terzo nella configurazione delle proprie utenze. Quindi entrando nella piattaforma di configurazione, nella sezione gestione utenti, vado a cercare la mia utenza. Vedete, qua c'è una opzione che è chiamata abilita notifiche pratiche. Ok? Quindi se interessati dovete chiedere al proprio amministratore di sportello o di ente terzo di configurare la propria utenza abilitandovi a ricevere le notifiche. Ok, quindi qualora il titolare della pratica invia una nuova comunicazione e se nella vostra utenza c'è appunto questa abilitazione impostata, riceverete le Posso Giuseppe, notifiche via giusto dire una email parola su della nuova questo? comunicazione Il in senso di ingresso. questa nuova funzionalità è pensata soprattutto per Ok? gli Sì. SWAP, ma anche gli enti terzi che Sì. hanno tanti tanti operatori, per cui c'è ogni mattina diciamo l'onere di smistare le comunicazioni relative alle pratiche già assegnate tra i vari operatori assegnatari. In questo modo si può fare in modo che appunto la notifica, oltre che alla mail, diciamo, dell'ufficio, quindi allo sportello dell'ente, arrivi direttamente all'operatore assegnatario, evitando in questo modo tutto quel lavoro di smistamento delle comunicazioni, perché in questo momento sappiamo tutti che il sistema lavora attraverso delle notifiche. Per cui, per sapere che cosa è successo, ogni giorno dobbiamo andare a guardarci le PEC delle notifiche che arrivano. Ecco, è semplicemente un'agevolazione per questo tipo di lavorazione. Possiamo. Esatto, attraverso queste notifiche appunto si ha accortezza, cioè si ha l'informazione appunto della modifica allo stato di quella pratica, quindi Sì. Prima di un'integrazione andare avanti, piuttosto scusami un attimo, che siccome ti ho fine fatto una lavori, domanda, eccetera. perché poi se andiamo avanti non la becchiamo, cioè cambiamo argomento e poi non ci Allora, capiamo più. Chiedevano se la compilazione del modulo sì, in allegato alla certo. comunicazione è direttamente possibile anche per i depositi al giro civile, quello è il modulo F14, che effettivamente non abbiamo ancora implementato, ma sicuramente lo implementeremo, cioè allo stesso modo dell'F3. Magari non sarà proprio da lunedì, però. Sì, esatto. Andranno la piattaforma con questa nuova implementazione permette di aggiungere tutta la modulistica necessaria alle comunicazioni anche in fasi successive. Essendo la piattaforma altamente configurabile, è possibile estendere quelle funzionalità come le altre, come per il fine lavori, Sì. Ok, piuttosto che come possiamo l'utilizzo andare di avanti. rocce, terre da scavo, eccetera. Sì, allora io passerei adesso alla parte della pratica, ossia farei la panoramica di quali Sì, sono state le modifiche solo una di cosa forse, prima di settori alla passare al lato SUA cittadino, gli avrei voluto far negli vedere interventi. La questione della conclusione del flusso dell'iter in autocertificazione lato SWAP, giusto perché sei loggato come lato operatore, perché non è più possibile archiviarla la pratica con esito positivo. Sì, allora andiamo a filtrare.
Allora, andiamo a Cerchiamo una filtrare per magari. autocertificazione 0 giorni. Vedi il dettaglio. Riattiviamo l'iter. Mi assegno la pratica. Stiamo percorrendo il flusso, verifica enti, poi avremo Sì. ricevuta, poi trasmissione, vabbè. Inviamo la ricevuta. Trasmetti pratica. Confermiamo l'invio. Ecco, no, qui prima ci trovavamo esito positivo, che adesso non Allora, qua troviamo più, cioè facciamo non c'è più la un possibilità di archiviare manualmente con esito esatto, positivo la sì, certo. pratica nei procedimenti in autocertificazione, proprio perché non c'è più, cioè non essendoci un provvedimento da rilasciare in questi casi. Ok. L'archiviazione avviene automaticamente, se non sbaglio, dopo 60 giorni. Se non ricordo male, l'avevamo configurato qualche mese fa. E quindi l'archiviazione poi avviene automaticamente, ma non più. Non c'è più la possibilità. Esatto. Quindi non c'è più la possibilità di archiviare manualmente, ma vengono Automaticamente, archiviate certo. tutte automaticamente dopo il decorso del termine per le verifiche. Era giusto questo che volevo fargli vedere, perché qualcuno potrebbe arrivare a questo punto e trovarsi, come dire, appeso e cercare il pulsante per archiviare. Sì. Esatto. Non trova più il comando, Sì, a diciamo. questo punto direi che possiamo anche passare al lato cittadino come volevi fare. Sì, esatto. Allora, volevo illustrare, ora praticamente nella nuova piattaforma, nella compilazione della pratica, sono state apportate importanti modifiche a tutto l'albero dei settori degli interventi. In particolar modo sono state riscritti per automatizzare maggiormente sia il tipo di procedimento che deve essere richiesto, oppure i vari flussi e l'automatismo legati agli endoprocedimenti. Praticamente sono stati implementati tutta una serie di nuovi settori e interventi, che non sono più compatibili con quelli, diciamo, vecchi, di quelli attualmente in produzione, e che hanno permesso poi di semplificare ulteriormente tutta una serie di modulistica. La più importante, appunto, è la DUA, che appunto non presenterà più nuove dichiarazioni tuttora presenti,
ma che saranno legate a delle condizioni. Quindi la selezione o meno di risposte nelle condizioni che verranno presentate al sistema durante la compilazione della pratica determinerà la comparsa o meno di queste dichiarazioni. Le dichiarazioni sono prevenzione incendi, che è legata ad esempio alla condizione 3, oppure l'occupazione di suolo pubblico, i requisiti igienico-sanitari, emissioni in atmosfera, industrie insalubri, sicurezza sui luoghi di lavoro, discarichi, impatto acustico e autorizzazione unica ambientale AUA. Quindi queste dichiarazioni, se l'operatore su APE non se le ritroverà più nella DUA, non deve allarmarsi, nel senso che appunto queste automazioni hanno permesso di semplificare la DUA che, diciamo, nella sua veste più semplice, adesso ha solo 5 dichiarazioni. Vediamo ad esempio un nuovo intervento di tipo di attività produttiva e vediamo appunto quali sono state le modifiche apportate. Ad esempio, selezioniamo un esercizio di vicinato. Quindi commercio in dettaglio su aree private, esercizio di vicinato. Facciamo un avvio. Vedete, ora a sistema non compaiono più delle condizioni semplici e opzionali come quelle precedenti, ma sono state potenziate questo strumento dove obbligatoriamente l'utente deve rispondere a una serie di quesiti e possono essere semplici, quindi a risposta sì-no, oppure articolati come ulteriori domande alla scelta del sì. Quindi ad esempio se alla domanda se l'attività è soggetta a controlli di prevenzione incendi, alla risposta sì, poi l'utente deve precisare se la scia è presentata contestualmente alla pratica, oppure se l'attività è già in possesso di scia e è ancora in corso di validità. Quindi la scelta di una di queste risposte appunto determina la comparsa o meno di alcuni moduli o aggiuntivi o di dichiarazioni aggiuntive. Quindi se io rispondo no, la dichiarazione DUA prevenzione incendi non comparirà. Se invece rispondo che l'attività è già in possesso di scia ed è ancora valida, nella DUA comparirà una dichiarazione aggiuntiva dove l'utente deve specificare gli estremi. Queste condizioni precisiamo che variano in base all'intervento, quindi ogni intervento ha determinate e specifiche condizioni. Questo permette di raffinare la modulistica presentata e di evitare la compilazione di modulistica inutile o la richiesta da parte dello sportello di modulistica non necessaria. Perché ad esempio è stato eliminato il settore adempimenti accessori, che era un settore generico dove l'utente poteva, a proprio piacimento, diciamo, strutturarsi una pratica che magari Sì. risultava incompleta. Quindi adesso Chiaramente come esempio vado a rispondere ci dovremmo abituare anche il lato, diciamo, a questa operatori serie di. a, come dire, a considerare di più lo strumento delle condizioni e a controllarlo in maniera un pochino più precisa, perché tante domande che precedentemente erano all'interno della modulistica, delle dichiarazioni della modulistica, sono state spostate a livello di dichiarazioni. Quindi tutte quelle, come dicevi Giuseppe, tutte le domande generali della DUA in materia di prevenzione incendi, requisiti igienico-sanitari, scarichi, impatto acustico, eccetera, non sono più dentro la DUA, ma sono a livello di condizioni. Quindi anche quando evidentemente si farà la preistruttoria lato su APE o l'istruttoria lato enti terzi,
sarà importante andare a guardarsi le risposte alle condizioni che non sono più delle semplici spunte destrutturate, ma sono delle vere e proprie, diciamo, domande. Domande. Esatto, vedete? Ora nella 2, oltre alle 5 dichiarazioni, diciamo, obbligatorie, siccome abbiamo risposto che la SCIA ha ancora cioè, è ancora in corso di validità, è obbligato appunto a specificare gli estremi. E ovviamente il suggerimento è che se questa dichiarazione non è necessaria, cioè non è corretta, ovviamente l'utente in fase di compilazione deve andare a rivedersi le risposte alle condizioni date. Quindi ad esempio deve andare in condizioni e andare a spuntare no a questa domanda. Quindi il no andrà a togliere quella dichiarazione nella 2. Vediamo nei settori, facciamo una panoramica dei nuovi settori. Allora, è stata eliminata, come dicevo prima, adempimenti accessori per attività esistenti e l'intervento cessazione attività. Anche quello è stato eliminato perché prima era generico. Cioè, avevamo un intervento generico, separato dalle tipologie di attività produttive e che quindi presentava al suo interno una mega dichiarazione dove l'utente era obbligato a specificare l'attività che andava a cessare. Questo discorso è stato ribaltato e è stato spostato all'interno di ogni settore di attività produttiva. Quindi se io vado a selezionare vendita diretta da parte di produttori agricoli, troverò negli interventi la cessazione e gli adempimenti accessori. Vedete? Questo ha permesso appunto di specificare, quindi di settorializzare maggiormente questo intervento, quindi la cessazione, con configurazioni specifiche per questo settore. Quindi, ad esempio, le domande che troverò, le condizioni che troverò per adempimenti accessori di esercizio di vicinato saranno differenti rispetto agli adempimenti accessori per la vendita diretta dei produttori agricoli, perché appunto i settori sono diversi e le necessità e le esigenze sono diverse, quindi la modulistica proposta sarà differente. Come ad esempio, se vado a selezionare il settore di taxi, Negli la adempimenti accessori modulistica adesso sono accessoria stati sarà inseriti tutta una differente serie di rispetto alle fattispecie che altre. prima non erano previste e andavano gestite solo manualmente, come ad esempio per gli esercizi commerciali abbiamo l'affido di reparto, il cambio di preposto, la sospensione temporanea dell'attività. Ad esempio, se andiamo a prendere il taxi, che è quello che hai preso, vero Giuseppe, qui, abbiamo la variazione di veicoli, sostituzione temporanea alla guida. Esatto. Sì, ho preso taxi. La sostituzione temporanea della guida, Quindi certo. diventa molto più E sono raffinato appunto anche esigenze l'indicazione e specifiche per quel l'abbinamento settore. automatico della modulistica, che prima per que tutte Sì. queste fattispecie andava abbinata in maniera manuale. Adesso il sistema abbinerà automaticamente i moduli necessari anche per tutte queste ulteriori fattispecie che sono abbastanza frequenti. E quindi diventa tutto molto più semplice. Esatto, aiuta, c'è cioè un maggior aiuto all'utente in base all'attività che fa. Oltre a queste modifiche, sono state create dei nuovi settori, ce ne sono dei nuovi nelle attività produttive, come ad esempio, allora innanzitutto sono stati Sono i categorizzati titoli della secondo TECO. sette nuove macro sezioni, che sono agricoltura, silvicoltura. Esatto, riprende diciamo, la logica del codice Ateco. Quindi all'interno di questa sezione troviamo la nuova produzione primaria di prodotti vegetali destinati all'alimentazione umana. Poi
Poi troviamo in attività manufatturiere, troviamo altre attività manufatturiere. Poi abbiamo somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati, quindi dentro la sezione 5 attività di servizi di alloggio e ristorazione troviamo... Cosa stai cercando? Non lo Una... trovo. Scusate un attimo. Somministrazione, eccola qua. Sì, troviamo somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati di natura commerciale. Poi abbiamo laboratori di autocontrollo per alimenti. Lo troviamo in sanità e assistenza sociale. Questo qua, vedete, laboratori di autocontrollo. Poi abbiamo attività di fruizione turistica. Lo troviamo dentro servizi, la settima macro sezione. Troviamo attività di fruizione turistica per siti minerari, poi troviamo altre attività soggette all'acquisizione di uno o più titoli, poi l'ultimo, attività temporanea in sede diversa da quella abituale, in occasione di manifestazioni ed eventi. Questi sono tutti nuovi settori Posso dire che due andranno in parole, Giuseppe? Siccome produzione sto nel leggendo prossimo un po' rilascio. le domande che stanno facendo, ci chiedono, qualcuno ci ha chiesto Sì, una simulazione, certo. cioè di vedere una pratica edilizia e qualcuno ci chiede di vedere una pratica di agua. Però volevo dire, allora, per quanto riguarda la pratica edilizia, non ci sono sostanziali novità nell'albero degli interventi e nella creazione della pratica, anche perché già in precedenza le pratiche edilizie avevano una scarsa... Come dire, avevano poche condizioni e ancora adesso ne hanno poche. Quindi, diciamo, nel caso della pratica edilizia, tutto lo smistamento degli endoprocedimenti e delle adempimenti connessi viene fatto attraverso la checklist, perché la checklist è compilata dal tecnico e conseguentemente ancora adesso troveremo, diciamo, delle condizioni molto abbastanza scarne, diciamo. L'unica semplificazione che è stata introdotta nel campo edilizio è riferita al settore delle sanatorie, che sono state un pochino compresse, cioè mentre prima trovavamo più interventi di sanatoria, perché distingueva, ad esempio, in caso di mancata scia, distingueva se i lavori erano in corso o erano stati già terminati, adesso troveremo solo mancata scia. E poi se i lavori sono in corso, già terminati, lo troviamo dentro il modulo. Ma per il resto, sugli interventi edilizi non è cambiato niente. Per quanto riguarda l'AUA, anche qui, sinceramente non ci sono no modifiche del sistema che siano rilevanti per quanto riguarda la lavorazione di una pratica di AUA. L'oggetto del webinar di oggi è vedere le novità. Non abbiamo sicuramente il tempo materiale di vedere come dire, di vedere le cose che non sono cambiate, anche perché il funzionamento completo del sistema, voglio dire, necessiterebbe di ben più del tempo che possiamo dedicare durante il webinar di stamattina. Quindi, francamente, potremmo anche ipotizzare di studiare per il futuro dei webinar specifici sulla gestione di tipologie specifiche di procedimento, ma l'oggetto di oggi è quello di vedere le modifiche del sistema e per quanto riguarda la UA non c'è nulla che è stato modificato. Quindi capisco, però prendiamo, come dire, atto di questa esigenza che è stata segnalata magari per programmare future Sì, possibile, specifico, esatto, certo. programmare un Poi webinar qualcuno. dedicato, certo. Ok, dimmi cosa volevi Allora, dire inoltre... adesso. Vediamo se si collega con la domanda. Sì. Siccome la domanda che faceva uno... No, volevo far vedere che sono stato... Siccome c'era una domanda sulla tipologia di Sì, procedimento, essendo prego, l'AFA prego. cittadino, poi... Sì, volevo dire infatti che ne sono stati aggiunti due nuovi flussi, che sono la proroga e il parere preliminare. E poi volevo dire che ora il sistema ha un sistema di calcolo di iter automatico, ossia attraverso le scelte dell'intervento, delle condizioni, delle risposte nei moduli. Il sistema propone già automaticamente un iter che l'utente deve solo nella fase di riepilogo può confermare oppure
se non è d'accordo col Non sistema, è bloccante per rispondere alla modificare, domanda che diciamo. hanno appena fatto, cioè il sistema suggerisce il tipo di iter in base all'intervento selezionato e alle risposte date, ma non è bloccante. Quindi, però è già molto meglio rispetto al passato, nel senso che ora uno al termine del flusso di compilazione della pratica il sistema gli dice già conferenza, sanatoria, autocertificazione o Esatto, vi quello che faccio deve vedere ad essere. esempio. Esatto, vi faccio vedere questo ad esempio, modifica. Vediamo se ho i moduli giusti. Allora, vedete, qua ho un F32, un F21 concessione demaniale. Se andiamo al successivo. Il sistema, vedete, mi propone una conferenza di servizi. Ok? Se vado a modificare Togli le l'F21. condizioni, quindi ad esempio quello che mi determina l'occupazione di suolo pubblico e gli dico alla condizione 13 no, il sistema, diciamo, se tutto va bene, dovrebbe cambiarmi il tipo di procedimento. Facciamo una prova, vediamo. Perché l'altro giorno c'era un bug che dovremmo aver corretto. Quindi in occupazione di suolo pubblico mettiamo no. Quindi il sistema mi calcola di nuovo la modulistica. Andiamo avanti. Dovrebbe Quindi essere non sparito dovrei sia più avere l'F21 la. che l'F32, infatti. Vedete? Se andiamo avanti, vediamo se il ricalcolo è giusto. No, non me l'ha cambiato. Dobbiamo correggerlo. Comunque, dovrebbe ricalcolarlo e mettere autocertificazione a 0 giorni. Forse in questa piattaforma non l'abbiamo ancora aggiornato. Vedete, comunque l'utente può in ogni caso selezionare quello che è corretto, diciamo. Andiamo, faccio vedere un'ulteriore estensione alla funzionalità. Vedete qua, modulo libero, praticamente la piattaforma consente ora di aggiungere alcuni moduli jolly, cosa che prima non era possibile, ossia se il swap richiede ad esempio un D100 per fare qualche precisazione, integrazione alla modulistica già presentata in e quindi in fase di integrazione, ora il titolare può aggiungere una serie di moduli liberi. Preconfigurate sistema. Abbiamo attualmente configurato il D100, il D99, l'A99 e l'N99. Quindi attraverso questa funzionalità è possibile appunto aggiungere uno di questi moduli e compilarli all'interno della pratica. Questa funzionalità no, non era presente nella piattaforma in produzione. C'è un ulteriore controllo sugli allegati. Quindi non è possibile, questo è utile anche per gli operatori, ossia non è possibile adesso allegare due file con lo stesso nome, viene bloccato. Quindi in fase di aggiunta di allegati, il sistema controlla se quel file è già presente e nel caso, mostra un messaggio di errore. Vedete, il nome file è già utilizzato per altri allegati. Rinominare il file e riprovare il caricamento. Quindi non troverete più no file diversi con lo stesso nome. Allora, qualche domanda Poi non lo so, c'è? Massimo, Sì, ci sono anche se più o domande meno non ce ne sono su questa tantissime finora. parte? Per esempio, poco fa chiedevano se abbiamo bloccato la possibilità di indicare la tempistica di procedimento 30 giorni all'attività edilizia a tempo zero. È la stessa domanda di prima, cioè il sistema darà un suggerimento, ma non c'è nessun blocco. Poi magari in futuro si potrà arrivare ad un blocco, ma per il momento voi capite che se...
ci fosse un blocco, come dire, ci fosse poi un errore di configurazione, scatenerebbero tantissimi errori. No, poi sempre sull'iter, qualcuno chiedeva, il swap non può modificare l'iter? Il swap l'iter lo può cambiare, quanto lo può cambiare Sì, può cambiarlo. Sì, se andiamo sul responsabile, cioè sull'operatore no, Solo non se lo può l'operatore. cambiare, lo può cambiare solo l'utente responsabile di struttura swap prima dell'assegnazione, però questa è un'operazione che deve essere fatta con molta cautela, perché ad esempio non si può cambiare una pratica in autocertificazione in una in conferenza di servizi o viceversa, non si può cambiare la natura del procedimento, quella è una pratica irricevibile che non può essere corretta se me la presentate in autocertificazione, dovevo andare in conferenza dei servizi. Quindi questo tipo di correzione si può fare, lo può fare solo l'utente responsabile e prima dell'assegnazione. E la tipologia di procedimento l'utente non la può cambiare una volta trasmessa la pratica. Quello che c'è di nuovo in questa nuova versione è che sarà possibile per il cittadino in sessione di integrazione modificare l'intervento e modificare le condizioni, cosa che fino ad oggi non poteva fare, doveva annullare e ripresentare la pratica, ma in ogni caso non può cambiare il tipo di iter. Stai andando a guardare una pratica non ancora assegnata, ma se è già assegnata, vabbè, se non è stata accettata, però dovrebbe essere possibile ancora cambiarlo il tipo di iter. Sì. Qui risulta assegnato. È stato riattivato l'iter per questa pratica, quindi. Ah, ok, quindi è per quello che non te lo fa fare. Esatto. Dato che siamo. Ah, è già cambiato. Eravamo Ah, nel te lo dettaglio e chiedevo. si potevano vedere le condizioni dove possono essere verificate. Perché appunto ci hanno chiesto, ma le condizioni dove le posso vedere? Devo Pensavo prenderne di una vedere dove si nuova vedono le dove. condizioni. Sì. Sai che sul tipo di cambio Vediamo di iter non lo se so se ci riesci, perché c'ha la regola di assegnazione automatica a catenina lo sportello di test. E quindi c'hai sempre l'assegnazione, cioè dovrebbe rifiutarlo lei perché tu riesca a cambiare il tipo di iter. automatica. Questo no, sullo sportello di test non ci riesci. Va, vediamo le condizioni. Quindi è possibile andare nella sezione pratica. Condizioni. Quindi qua è Sì, possibile vedere oltretutto le si risposte alle vedono qui condizioni oppure dentro la proposte 2 dal vanno a finire sistema. sempre, all'inizio della 2 e degli altri moduli in cui è prevista, sono previsti i dati generali. Cioè se io adesso vai sui moduli, qui la 2 c'è, sì che c'è, però se fai visualizza, esatto, PDF nella parte iniziale. Eccole qui le condizioni, si vedono nel PDF della 2. Eccole qua. Condizioni 5, 6, 7. Sì. È stato, diciamo, aggiornato anche il C'ha PDF colori, vedi? rendendolo più leggibile rispetto a prima. Riprende, diciamo, Ah, poi sempre per i moduli, non so se sì, l'avesse riprende i colori già della detto, fase di per il compilazione. cittadino ora la possibilità di allegare i moduli. E di allegare gli allegati dei moduli è multipla, ovvero prima avevano solo diciamo un input di testo per mettere il file, adesso invece possono duplicare l'allegato del modulo, come ad esempio anche questo, e quindi possono separare il file in più allegati. Questo perché molti avevano più file, esatto. Avevano più file per lo stesso allegato e non riuscivano ad unirli per Esatto, cioè allegarli alla più file pratica. per uno stesso Allora, proprio in allegato. previsione di questo. E poi
Nel PDF ora è mostrato anche il nome del file allegato relativo all'allegato. Quindi vedete nel B1, quindi i moduli dove ad esempio sono richiesti un elenco di file, l'operatore può vedere quali sono stati allegati e quali no, nel senso che dove non c'è un allegato non trovate Però il questo è nome sicuramente del utile perché file fino ad vicino. oggi il sistema nel PDF mostrava solo tra gli allegati suggeriti quelli che erano stati effettivamente allegati. Invece adesso ci mostrerà l'elenco completo dei documenti che devono essere allegati a quel Esatto. modulo, indicando anche se l'allegato è stato Ecco. caricato oppure no. Questo, soprattutto per la preistruttoria del SUAP, è una cosa molto importante. E poi è Esatto. stata anche cambiata la. Esatto, poi Esatto. volevo Per vedere aggiungere quali una sono stati cosa. cambiati Cambiata anche la o dicitura. no. Nella sezione documenti è Sì. stato aggiunto allegati liberi, dove il SUAP ha la possibilità di allegare dei file inerenti alla pratica che non può aggiungere magari in nessun altro posto, diciamo. Quindi, Ah. esatto. E li può aggiungere solo l'assegnatario della pratica. Quindi Tutti li nella possono sezione vedere, quindi gli documenti, operatori di sportello in magari le allegati possono liberi. vedere. E li possono anche scaricare, però solo l'assegnatario della Esatto. pratica può aggiungerli. Li possono vedere anche gli enti terzi, E scaricare. perché magari appunto sono proprio degli allegati inerenti alla pratica. Quindi adesso io mi assegno. Sì, magari sono. Adesso cambiamo l'assegnazione, quindi prendo in carico io questa pratica e faccio vedere com'è Magari possibile sono aggiungere delle nella comunicazioni sezione pervenute documenti irregolarmente, degli magari via allegati. PEC, perché in un momento il sistema non stava funzionando, perché magari un ente ci ha scritto in maniera al di fuori del sistema, e io ho la possibilità in questo modo di caricare allegati, diciamo, che rimangono nel fascicolo della pratica, chiaramente. Prova a aggiornare la pagina. Sì. Ok. Segniamolo Sì, per. infatti. Proviamo un'altra, Intanto che ne aspetta. cerchi un'altra, c'è una Prima l'ho domanda. vista. Devo chiedere, ritorna sul discorso dell'archiviazione automatica delle pratiche in autocertificazione, mi dice, cioè si chiudono in automatica scadenza senza che l'operatore possa più intervenire successivamente sulla pratica, cioè senza lasciare la possibilità di bloccare o rendere ricevibile la pratica. Allora, fermo restando il fatto che dopo la scadenza dei termini per l'effettuazione delle verifiche non è possibile agire in via ordinaria comunque su quella pratica per, come dire, per emettere provvedimenti prescrittivi, interdittivi, men che meno ricevibilità, se non nell'esercizio del potere di tutela, e questo è un problema sul piano amministrativo, non sul piano informatico, chiaramente. Sul piano informatico, anche se la pratica viene archiviata, c'è sempre la possibilità di riattivare l'iter, quindi lavorare si può sempre lavorare, ma evidentemente il problema è normativo, non informatico in casi del genere. Ancora ci chiedono chiarimenti sulla funzionalità di blocca integrazioni. Sarebbe da usare una volta rilasciata la ricevuta e trasmessa la pratica agli enti terzi. Allora, la funzionalità di blocca integrazioni non ha niente di obbligatorio, è una funzionalità che si può usare a discrezione dell'operatore SUAPE.
per inibire la possibilità di trasmettere delle integrazioni spontanee se non, diciamo, concordate prima. Questo è stato richiesto soprattutto per evitare che il cittadino stravolga la pratica in maniera unilaterale, magari introducendo, che ne so, delle varianti o delle variazioni sostanziali anziché presentando un'altra pratica sostituendo gli elaborati della pratica precedente. Sì, la buona regola sarebbe quella di usarla quando la pratica è, diciamo, consolidata, quindi quando è stata trasmessa la ricevuta e trasmessa la documentazione agli enti terzi. Però non c'è nessun obbligo in tal senso. Alcuni la usano sistematicamente, altri preferiscono non bloccare le integrazioni, anche perché in questo modo costringiamo il cittadino a richiederci di sbloccarla nel caso in cui debba trasmettere delle integrazioni documentali, che è sempre possibile fare, se ad esempio deve correggere degli errori, o perché magari gli sono state richieste informalmente con una telefonata da qualcuno degli enti terzi, sono cose che nel concreto capitano abbastanza spesso. Abbiamo trovato un'altra pratica, Giuseppe, per provare il carico. Richieste che sono Sta chiaramente delle provando questa, pratiche un po' vediamo un finte po'. di test, quindi a volte qualcosa non. Adesso, una volta che l'hai assegnata, dovrai accettare l'assegnazione, immagino. Sì. Nuovo allegato, sì. Ok, nuovo allegato, eccolo qua. Quindi è possibile aggiungere il file, diciamo, in Caricare, diciamo, maniera manualmente multipla sulla e pratica dei condividerla documenti. all'interno di questa pratica. Esatto. Possibile rimuoverli o scaricarli. Ok. Potremmo passare anche lato ente terzo adesso a fargli vedere una cosa. Cambia ruolo. A parte la veste grafica, sul lato ente terzo non ci sono grandi stravolgimenti. Gli volevo far vedere la possibilità di segnare come lavorata un endoprocedimento anche senza trasmettere un esito. Noi sappiamo che tutto il cruscotto di lavorazione per l'ente terzo si trova sulla schermata endoprocedimenti. Come mai non la stiamo vedendo qui? Perché bisogna riattivare l'iter. C'era stato un problema e Riattivare quindi la. l'iter, sì. Aspetta, te lo riattivo io. Sì, ho scelto una pratica. Sì, Aspetta. allora guarda, c'è questa test 177, Element 63, Grafica 269. Avanzamento CDS. Sì, effettivamente anch'io Sì, la. perché c'era stato un problema con GBPM e quindi li abbiamo resettati tutti gli iter. Lo sto riattivando. Ok. Puoi procedere. L'aggiorniamo. Filtriamo per codice pratica. Vedi i dettagli.
Ecco, una volta accettato l'endoprocedimento, tra le Accettiamo. azioni compare, oltre all'esito, compare un segna come lavorato. In questo caso, vedete, l'endoprocedimento viene marcato come lavorato anche senza inviare nessun riscontro. Questo è utile soprattutto per i procedimenti in autocertificazione o per quelli nei quali l'ente non è comunque tenuto a inviare uno specifico riscontro. Lo segna come lavorato, in questo modo lo archivia, diciamo, rispetto al proprio ruolo di verifica. Poi è sempre possibile assegnare a un operatore. Anche lato ente terzo funziona il discorso della trasmissione delle notifiche alla mail dell'operatore una volta che tu lo assegni, credo, vero? Quindi il senso di Sì, assegnare a un sì, sì. operatore anche per l'ente terzo potrebbe essere, ad esempio, Esatto. quello che una volta che io lo marco come assegnato ad uno specifico operatore, tutte le notifiche delle comunicazioni in arrivo che riguardano quella pratica arrivano direttamente all'operatore assegnatario, anche perché molto spesso gli enti terzi si lamentano di ricevere proprio un bombardamento di comunicazioni e di notifiche provenienti dal sistema per le pratiche, con un grande onere di dover smistare tutte queste comunicazioni ai vari operatori interessati. In questo modo, di fatto, l'onere principale resta quello di assegnare la prima volta la pratica ad un determinato operatore, dopodiché tutte le notifiche che riguardano comunicazioni successive arrivano anche direttamente alla mail personale di quell'operatore. Quindi questo sicuramente agevola il compito anche di chi deve, diciamo, gestire i flussi do di documentazione di notifiche in arrivo dal sistema, che sono sempre abbastanza. Non so se lato ente terzo c'è qualcos'altro da segnalare, Giuseppe o Elena, non so se vi viene in mente qualcos'altro, ma mi pare che sia No, abbastanza. sull'ente terzo sono state fatte poche modifiche. No, era. Ok. C'è una domanda interessante, diciamo, dove ci chiedono di vedere come diventa la DUA semplificata, diciamo, avendo eliminato tutte quelle dichiarazioni. Se torniamo un attimo all'atto cittadino, glielo possiamo anche far vedere, ma volevo precisare Sì. che in realtà le domande ci sono ancora presenti, solo che sono state spostate dall'interno del modulo 2 alle condizioni. Questo ha permesso anche una maggiore personalizzazione e evitare anche domande inutili. Ad esempio, se io sto gestendo una pratica di avvio di attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per esempio, posso evitare di fargli la domanda sugli scarichi, di fargli la domanda sui luoghi di lavoro, con più di 3 addetti, posso, oppure se sto gestendo una pratica che riguarda, boh, per esempio, non mi viene adesso, apparecchi automatici, posso evitare di chiedergli la regolarità della prevenzione incendi. Ecco. Poi, ecco, se noi rispondiamo a tutte queste domande, facciamo un esempio per fargli vedere dove le troviamo. Perché tutte queste, voglio dire, tutte queste risposte non si perdono assolutamente, solo che vengono sistemate leggermente in una posizione diversa, diciamo, ma quella è una questione di abitudine, anzi, vedrete che sarà molto più leggibile complessivamente. Apriamo la 2.
Quindi abbiamo due dettagli del procedimento, profili relativi alle attività, dettagli dell'attività, attestazione possesso Sì, questo requisiti di legge e la nota di è firma. come lo vede chiaramente il lato cittadino. Possiamo anche compilarla. Qualcuno chiede se i 15 giorni, cioè i 5 giorni di chiusura della piattaforma verranno decurtati dai 15 giorni dopo i quali la pratica parte in automatico. Direi di no, non abbiamo previsto una cosa del genere. È vero che per 5 giorni il sistema non sarà disponibile, a parte che per gli operatori di fatto non sono 5 giorni, ma sono sostanzialmente, credo, giovedì e venerdì e forse una parte di lunedì o forse anche qualcosa di mercoledì. Ma tenete presente che in quei giorni non arrivano neanche pratiche, per cui è vero che ci sono dei giorni in cui non è possibile lavorare, ma è anche vero che non ne arrivano, per cui più o meno pareggiamo i conti. E poi voglio dire, se comunque dopo 15 giorni la trasmissione automatica avviene, non è una tragedia, è semplicemente un limite oltre il quale non si può andare rispetto al fatto che le verifiche degli enti terzi devono comunque iniziare, dopodiché il swap può sempre lavorare. Ecco, cosa stiamo guardando adesso? Stiamo vedendo una DUA in PDF, giusto? La All'inizio troviamo DUA ha le generato un condizioni e PDF quindi della DUA. troviamo tutte le domande Quindi e a queste seguire sono le condizioni. tutto i campi rimasti. Quindi di fatto ritroviamo tutte le Le informazioni in dichiarazioni. maniera anche più completa, se vogliamo. Oppure, in alternativa rispetto a fare la verifica sul PDF, cosa che io personalmente preferisco di gran lunga, lato operatore ovviamente, è fare il controllo da schermo. Se prendi una, adesso prendiamo una pratica, senza aprire il PDF. Prendine una dove. Ecco, quella per esempio, sì. Ecco, nella sezione pratica io ho la possibilità di Vediamo la fare la sezione preistruttoria, di pratica. verificare tutto senza di fatto aprire PDF. Lì posso visualizzare il modulo. Moduli. Lì il modulo lo vedo senza le condizioni, vedete, Visualizza vedo modulo. solo le dichiarazioni, però tutto il resto lo posso vedere nelle altre sezioni precedenti, sempre nel dettaglio, perché se io voglio vedere le condizioni le vedo qui, se voglio vedere che intervento ha selezionato lo vedo qui, sopra, Condizioni. e posso vedere l'ubicazione, posso vedere l'anagrafica, posso vedere di fatto tutti i dati. Io normalmente, come diciamo, prassi, la preistruttura della pratica la faccio da questa sezione, senza neanche aprirli i PDF, perché la trovo molto più chiari i moduli visualizzati in questo modo. Perché come vedete, qui vediamo proprio layout di compilazione del cittadino che è molto più chiaro del layout dei PDF, anche se adesso è stato migliorato anche quello. Posso verificare tutto di fatto da qui. Non lo so, io altre domande non ne sto vedendo. Ci ricordiamo se c'è qualcos'altro che non gli abbiamo fatto vedere. Le modifiche, non ne ho visto altre. No, le parti Quindi aggiornate. mi sembra che abbiamo mostrato più o meno tutto. Poi lavorandoci piano piano, come Sì, allora c'è un avviso, diciamo, che riguarda il cittadino sulle pratiche in bozza, ma l'abbiamo già detto le volte precedenti, ossia che questa nuova redesign degli interventi degli alberi obbligherà appunto i cittadini a Ah, non ecco dover già. più utilizzare le bozze che hanno nella loro scrivania, nel senso
diventano incompatibili con la nuova piattaforma, quindi devono sbrigarsi, hanno pochi giorni per inviarle oppure dovranno rifarle, non potranno neanche duplicarle perché gli interventi sono stati Per rispondere ad riscritti un'altra interamente. domanda, qualcuno chiede sull'automatismo, vorrei rassicurare del fatto che ciò che il sistema effettua in automatico è semplicemente la trasmissione della pratica agli enti terzi competenti per le verifiche abbinati agli endoprocedimenti associati automaticamente alla pratica. Non c'è nessun rilascio di ricevute o di provvedimenti o che possa, perché nella domanda mi si chiede, non è che rilascia anche la ricevuta definitiva per una pratica in sanatoria che è soggetta a silenzio di diniego? Assolutamente. Il sistema non fa che trasmettere la pratica all'ufficio tecnico per le verifiche, tutto il resto resta assolutamente invariato. Quindi l'automatismo è semplicemente il rendere disponibile la pratica all'ufficio che deve compiere le verifiche se il SUAP non l'ha fatto nei primi 15 giorni, perché appunto possa farlo, ma non influisce in alcun modo sul... A maggior ragione ci deve essere, proprio perché sono pratiche in cui è previsto il silenzio diniego dopo 60 giorni, è assolutamente imprescindibile che non oltre 15 giorni l'ufficio tecnico inizi a vedere quella pratica, altrimenti poi questi 60 giorni rischiano di passare senza che chi di dovere l'abbia nemmeno vista la pratica. Io, se non c'è altro, non lo so, perché a questo punto oggi sarà che abbiamo, come dire, seguito passo passo anche le domande per cercare di dare delle risposte nel momento in cui stavamo parlando delle varie cose. Ma abbiamo risposto più o meno a tutto. Ricordiamo quando è indisponibile il sistema? Da mercoledì. Esatto. E ritornerà disponibile Mercoledì sera. lunedì. Lunedì dovrebbe essere verso le 11. Da mercoledì sera. Ok. Mentre Quindi di mercoledì, se non ho fatto. capito male, c'è tutto il giorno per lavorarci, eh? Verrà stoppato dopo. Ok, quindi sostanzialmente per gli operatori rimarrà indisponibile giovedì e venerdì a giornata intera e nelle prime ore di lunedì, via. Esatto. Dopodiché lunedì lo ritroveremo con la nuova configurazione. Esattamente. Va bene, io non lo so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, se no per me possiamo anche chiudere. Allora, non vedo altri partecipanti che digitano, di conseguenza penso che sia tutto chiaro e poi sicuramente mano a mano che inizieranno a lavorarci avranno dei dubbi, ma in quel caso poi ci saranno tanti altri webinar di supporto. A questo punto non mi resta che ricordare l'ultimo appuntamento, la replica per i tecnici il 2 di ottobre. Vi ricordo che le iscrizioni terminano il giorno prima, dunque mi raccomando, poi purtroppo non posso poi inserire altre persone dopo che le iscrizioni sono chiuse, è un fatto di purtroppo di sistema, e le mail arriveranno a tutti da sistema, dunque alcuni colleghi hanno avuto dei problemi questa mattina, ma la mail era nello spam, dunque per favore controllate anche nello spam, perché il sistema manda in automatico a tutti e per quello molto spesso le mail lo configurano, lo vedono come uno spam. A questo punto ringrazio i relatori, ringrazio tutti, auguro a tutti voi un buon proseguimento. Da questo pomeriggio troverete le slide e la registrazione. Buon proseguimento a tutti! Buona giornata!